spingere anche che salgono da giù. Così. Tu sei una donna senza scrupoli. Ma io credo che davvero il Battista sia risorto per vendicarsi di me. Se puoi aiutarmi, mi ricordo che alcuni credono che questo Gesù sia Elia o uno dei profeti antichi. E cosa cambia? Hey, no, no.
vicino al Signore, tu stai di qua. Vabbè, io sto calmo. Giovanni, quello che sta assieme a te, tu stai tu, Giovanni e altre due donne che sarebbe. Ah, chiamalo un po'. Maria Grazia! Maria Grazia, per piacere, chiama Anna Laura! Ragazzi, Maria Grazia, vieni pure tu qua, per piacere, via! Questa è. E quello che l'hanno detto qua. No, no, vai con te. Ok, sto citando io! C'è troppo fuori da prendere. È proprio difficile governare questo po'. Allora, i membri di Usidenti... No, no, ma non so la cosa, solo per l'intercalare, capito? Allora tu considera, dopo che io ho detto questa cosa, insomma tu sei re, e qual è questa verità? Io non trovo nessun motivo per condannare quest'uomo. Ma egli crea disordini. Di cosa tu hai fatto quella, capito? Che e quindi a un certo punto è la stessa cosa, io non trovo. Anche tu, io non trovo nessuno. È la stessa cosa. Esatto, lo sappiamo. Ti di là, cioè, io mi metto su, Sergio, due anni là, per dire, due più, allora, apri la cartina, la vado, eccola qua, allora, no, ti riesco a fare perché dobbiamo, ti stacca la cartina, Sergio, porto prima là, la mettiamo, che se la mette prima a corsi, guarda, la vado, porto la cartina, ma chi mi sto un po' morto? Figlio mio, ora comprendo le parole del vecchio Simeone. Ecco la spada che doveva terminare. Non correre. Non ridete, per favore. Cosa hai fatto di male? Perché vogliono crocifiggerti? Disperata. Più disperata? Non sì. Mi viene, Massimo, c'è sta faccia. No, vabbè, no. Figlio mio, cosa figlio hai mio. Fatto? Ma... Figlio mio. Allora, non si vede. Allora, poi c'è. Allora, poi c'è. Allora, figlio mio, ora comprendo le parole del vecchio Simeone. Ecco la spada che doveva trafiggermi l'anima. Figlio mio. Non correre, è troppo veloce. Figlio mio, cosa hai fatto di male? Perché vogliono crocifiggerti? A cosa servono le opere buone che hai fatto? Oh Signore, pietà. Basta, basta. Pietro Giovanni, adesso ti dico quello che bisogna accettare. Allora, Pietro Giovanni. Veramente, stai registrando? Sì, sì. Più tardi li ha mosso, via! Passo, Emanuele! Ho saputo! Senti, vedi così, no, guarda! Lascia un attimo! Vedi, Ale, così guarda! Così stiamo a riprendere, vedi? Va bene, andiamo avanti, forza!